Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come si puliscono le forme dove passa l'acqua. Vi ho fatto il video I anche canali di irrigazione, i diciamo. canali di irrigazione, diciamo, più precisamente. Non so se si vede bene, se rende bene. Lì dentro passa l'acqua del fiume e si irriga i campi. Perché purtroppo paghiamo l'irrigazione, ma il caro consorzio di bonifica non ci fornisce niente, quindi siamo costretti noi a rifarci, dopo che abbiamo pagato le bollette dell'irrigazione, siamo costretti a rifarci i canali di irrigazione da noi se vogliamo irrigare i campi. Allora, questo è un recuperatore della Stihl, è quello leggerino, FS250. È molto leggero, maneggevole, ha la tracolla. Questo recuperatore sono quasi 12-13 anni che ce l'ho. Parte ancora a primo colpo. Anche dopo 5-6 mesi che non lo prendi. La partenza è molto semplice, basta richiamare qui la miscela, questo va a miscela, tiriamo l'aria e facciamo partire. Dopodiché, per pulire diciamo, i canali irrigui dove c'è l'erba sottile si usa il filo. In questo caso, siccome abbiamo i rovi di tanti anni che bisogna togliere, abbiamo messo questa lama che mangia proprio i rovi, i frattoni, ecco, questa è una lama a doppio taglio, quindi questa girando veloce e facendo questo movimento con il cespugliatore, proprio mangia, diciamo, le fratte di rovi e di altre cose, insomma. Ragazzi, Adesso vi spero che facciamo questo video vi vedere sia piaciuto. Avete la visto una cosa partenza. nuova, più che altro. E vediamo la partenza del decespugliatore. Mi raccomando sempre la maschera di protezione e anche sarebbe comodo gli occhiali perché qualche schizzo potrebbe arrivare anche alla faccia. Mi raccomando, ragazzi, quando fate questi lavori, proteggetevi sempre, con guanti, mascherine, perché comunque potete farvi male. Non sono lavori proprio facili facili da fare, ma sono anche pericolosi se non fatti in modo corretto. Ragazzi, spero che vi ho fatto vedere anche qualcosina di nuovo. Ci vediamo al prossimo video.